Ben trovati, un giorno importante per Portici che si riappropria di una parte del bosco della Reggia voluta dal re Carlo di Borbone. Visto nella copertina di oggi, ha riaperto una parte del bosco della Reggia. I particolari con Giovanni Messina. Sventola la bianca bandiera borbonica, prelude l'apertura di quei cancelli chiusi da tempo per lavori di manutenzione. Il popolo di Portici si riappropria così del bosco della Reggia che Re Carlo fece costruire e che il figlio Ferdinando elesse a sua residenza preferita. Riapre il parco, o meglio una parte, per il resto bisognerà attendere. Nel giugno dello scorso anno ci fu un evento meteorico in cui 300-400 piante secolari furono abbattute, con serio rischio addirittura per le persone che vigilavano questo parco. Ora le avete messe in sicurezza? Ora si sta lavorando per rimetterle in sicurezza. Sappiamo che chiaramente noi non possiamo consentire l'accesso, diciamo, a zone in cui chiaramente l'eventuale caduta di alberi potrebbe provocare dei danni alle persone. Al momento sono stati restaurati le peschiere e il lago dei Cigni. In un momento difficile puntiamo sulle nostre ricchezze. Il governo vi aiuta? Finora no, finora no. Questo è un tema delicato, le città metropolitane non riescono a scrivere i bilanci, i comuni stanno in difficoltà, ci sono tagli continui. Al ministro dei beni culturali Franceschini, il sindaco Marrone chiede per il monumento la stessa attenzione riservata agli altri siti reali della regione. Io penso che qualunque città, no, del mondo, insomma, che ha la fortuna di avere al suo interno, nel suo territorio, una reggia, si freggerebbe di questo titolo di città della Reggia. Noi sino ad oggi abbiamo avuto una reggia chiusa alla città. Perché? Perché in passato c'erano politiche miopi che, diciamo, non riuscivano a capire che l'apertura di un sito così importante veramente avrebbe reso un grande beneficio a tutto il territorio. La Reggia di Portici, simbolo di quel miglio d'oro da sottrarre al degrado. Bisogna cominciare dalle coste. È nato un progetto di riqualificazione che prevederà la passeggiata a mare, la riqualificazione delle spiagge, la pista ciclabile, le attrezzature a verde, le attrezzature sportive. I dati ARPAC cosa dicono? Qui il bagno si può fare? Sì, il bagno si può fare. L'ARPAC ci ha detto che le acque sono pulite e noi ci dobbiamo fidare dell'ARPAC. Il giornale termina qui, grazie per la cortese attenzione e a tutti voi una buona serata.